andiamo a parlare un po' con il nostro ospite della giornata, l'amico Giovanni Cataleta. Ciao Giovanni. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Giovanni, buongiorno. Allora Giovanni. Ciao, ciao. Abbiamo l'introduzione. I due Umberti. Umberti D. Allora, nell'introduzione stiamo parlando sia della partita di ieri e a proposito si parlava colpa delle assenze o del campo. Naturalmente della Martora ha parlato che la colpa è stata un po' generica. Tu come hai visto la partita ieri? A chi dai la colpa? Senti, c'è una serie di concause. Detto pure da Umberto della Martora, concause. Allora. Ci sta, ovviamente non è sfuggito a nessuno lo stato insomma molto precario del terreno di gioco, che per il nostro gioco ovviamente ha frenato molto il gioco palla a terra. Poi ha influito sicuramente anche l'assenza di Emmello, perché all'attacco avevamo tre punte con caratteristiche più o meno simili, insomma, brevi linee che trattengono il pallone, diciamo non particolarmente forti di testa, però ci sono stati tanti cross che potevano essere sfruttati. Un paio li ha sprecati Minotti, però diciamo c'è stato anche secondo me un piccolo errore da parte del mister nell'allestimento della linea d'attacco, perché mancando il centrale Iemmello, il sostituto naturale era Leonetti, mentre così è andato a stravolgere un po', dall'altra parte ha dato fiducia a Bollino, che è un giovane che ha bisogno di giocare. Sarno l'ho visto un po' sprecato, diciamo, al centro, perché è molto più incisivo sulla fascia, anche se ha il difetto di trattenere il pallone come gli altri, insomma. Noi abbiamo, io li chiamo i solisti down, i tre davanti. È la caratteristica di Sarno. La caratteristica è quella, purtroppo non ci riesce l'allenatore a smussare queste, ma neanche a far diminuire, perché Sarno ha qualità tecniche notevoli, continua a pettinare il pallone, anche quando i capelli sono già tutti a posto, continua a pettinare. Cavallaro sta migliorando un po' dal punto di vista dell'altruismo, però ha sempre quelle caratteristiche. Della Martora, tutto tu. Sì, no, io a proposito del, come diceva Giovanni, di qualche piccolo appunto da fare al nostro mister, io tra l'altro sono un ammiratore di De Zerbi, perché ritengo che questo allenatore abbia dato un'anima a questa squadra e soprattutto abbia fatto capire ai calciatori cosa devono fare quando scendono in campo, perché chiunque vada in campo sa bene come muoversi e sa bene come rapportarsi con gli altri. Detto questo, io forse avrei confermato il trio d'attacco della domenica precedente, cioè non avrei escluso Barraco, magari lo avrei alternato con Masa, perché entrambi questi giocatori mi sono apparsi decisivi nella partita contro l'Aversa. Barraco perché ha iniziato praticamente, ha dato il là a quella che poi è stata una vittoria del Foggia, e Masa perché quando è entrato con una voglia davvero pazzesca di farsi vedere, e aveva messo al sicuro il risultato col suo bellissimo gol. E tra l'altro anche sabato a Foggia Masa ha dato dimostrazione di aver recuperato pienamente da quella pubalgia che lo aveva afflitto, perché sì, in un paio di occasioni insomma ha dimostrato di essere. Sì, ha bisogno anche lui di giocare. Non so Giovanni se tu sei d'accordo su questo. Sì, ha bisogno anche lui di giocare, si è visto che aveva voglia di dare continuità all'ultimo scorcio di partita di Aversa, quindi, però ovviamente non sono i posti in squadra, sono 11. Assolutamente deve essere De Zerbi volta per volta a inserire nello scacchiere i tasselli giusti per poter. Però io ho visto, continuo a vedere i soliti pregi e i soliti difetti in questa squadra, perché accanto all'ottima organizzazione di gioco, alla personalità, al possesso passa, al possesso palla, al fraseggio preciso, quasi sempre tecnicamente ineccepibile, c'è
c'è dall'altra parte, insomma, la mancanza di varietà negli schemi, secondo me, perché si dà poca preferenza alla profondità. Giovanni, scusa, posso interromperti un attimo proprio sì. A proposito della profondità? Io ho notato sabato scorso diversi tagli del neo acquisto Minotti, non hanno trovato risposta nei nostri avanti, perché mancava chi desse la giusta profondità. Pensi che il rientro di Iemmello venerdì a Salerno possa colmare questa lacuna? Sì, ma Iemmello sicuramente è padrone di molti schemi, quindi degli schemi specialmente su palla inattiva. Ci sono stati diversi episodi favorevoli per il Foggia, con un paio di gol di Iemmello, ricordo, con schemi studiati in allenamento. Però diciamo, io parlavo in generale del discorso che, per esempio, un aspetto che manca completamente negli schemi del Foggia è il tiro da fuori. Cioè, se noi escludiamo i tiri su punizione, noi non tiriamo mai da fuori, insomma. È un'altra freccia nell'arco della squadra. Ci ha provato Mazza nel finale di partita. Sì, ci ha provato. L'unico che, secondo me, noi abbiamo due giocatori che hanno un gran tiro da lontano. Gerbo, che purtroppo non possiamo far conto, ma anche ovviamente Gigliotti, insomma, non deve aspettare la punizione, ma può tentare anche a sorpresa un tiro da fuori che può essere decisivo. Sempre quando è una volta che ci chiudono tutti gli spazi, diventa difficilissimo, specialmente in casa. Sono pienamente abbiamo quel d'accordo possesso palla notevolissimo che però va a infrangersi contro il muro di tutte le difese, insomma. De Zerbi quindi ha parlato, dovrebbe lavorare un po' di più su questa varietà di schemi, cioè noi non siamo tecnici, però insomma abbiamo visto migliaia di partite quindi abbiamo, cioè, ci permettiamo modestamente di suggerire qualche variante, insomma. De Zerbi ha dato anche colpa al campo, al terreno, perché per il gioco che fanno loro, palla a terra, il terreno, certo, stava un il po' terreno, insomma. Chissà perché, a chi dobbiamo dare la colpa, anche perché ma secondo me il terreno viene gestito dalla società, insomma. Non credo che sia colpa del comune, insomma, sembra tutta colpa del comune, non mi pare. Però la gestione del terreno di gioco mi pare che sia di competenza della società, anche se non esiste una convenzione, ma ritengo che sia così, fino Giovanni, a prova di smentita. Giovanni, come mai sì. Anche la risposta di Verile ieri, sabato, molto arrabbiato, la sì. Tifoseria non dà, pretende ma non dà quelle che deve dare, perché c'era poca gente sabato. C'era poca gente, ma non è una novità, insomma, solo in un paio di occasioni c'è stato il tutto esaurito. Adesso, per esempio, ci sarà il tutto esaurito se vinciamo 3-0 a Salerno, perché il tifoso ormai a questo punto è diventato molto esigente, pretende le vittorie, due vittorie fuori casa, tre vittorie consecutive, poi c'è la grossa concorrente di SportTube che fa da grosso deterrente, specialmente in giornate fredde d'inverno. Con orari sballati, sabato. La gente preferisce stare in casa, ho capito. Forse Giovanni, proprio per la presenza di SportTube, sarebbe stato il caso che il comune, dopo tante belle parole e tante belle promesse, passasse direttamente ai fatti, permettendo una maggiore capienza dello Zaccheria. Questo avrebbe permesso alla società di praticare dei prezzi forse più accessibili, sì, anche un po' però tutti. Diciamo, non il comune c'ha migliaia di emergenze. Sì, però Giovanni, solamente la messa a norma del servizio antincendio, che costa non più di 50-60 mila euro, avrebbe permesso una capienza di 7.500 spettatori. Non penso che in un bilancio comunale 50-60 mila euro possano essere tantissimo. Sicuramente sono pochi, però evidentemente ci sono delle priorità a cui dare la precedenza. E noi conosciamo bene la nostra città, insomma, sappiamo che la città delle cento emergenze, vere o false, ci sono alcune emergenze realmente verificabili, ce ne sono altre, insomma, di gente che
che è abituata all'assistenza e quindi Giovanni, sarebbe troppo lungo questo discorso. Molto lungo. Giovanni, in due minuti vogliamo poi parlarci un po' del tuo lavoro di Foggia Inter 3-2 del 1965. Sì, del 65, cioè in ricorrenza del 50° anniversario di questa storica vittoria. Io ho prodotto insieme agli amici di Mitico Channel, Biagio Porricelli, Mattia De Martino, Antonio Basta, ho prodotto questa clip che dura circa 20 minuti, che sta riscuotendo un buon successo, in cui parlo un po' del contesto dell'epoca. Ho intervistato il figlio di Oronzo Pugliese, Matteo Pugliese, che ha rievocato un po' dal suo osservatorio privilegiato, ha ricordato quella partita. Poi ho ricordato anche la famosa vigilia della visita dell'Inter a Padre Pio, con il pronostico del frate che disse che l'Inter avrebbe perso a Foggia, però avrebbe poi conquistato lo scudetto. E così fu. Così fu, perché dopo quella partita l'Inter aveva 7 punti di svantaggio dal Milan. Mm. Dalla domenica successiva alla sconfitta di Foggia cominciò una serie di vittorie consecutive che la portarono poi a conquistare il nono scudetto. Diciamo a chi non ha seguito, diciamo a chi non ha seguito, dove possiamo attingere per vedere questo filmato? Allora, questo filmato si può vedere, è presente su YouTube, però si può vedere sul sito miticochannel.com, che molti conosceranno perché è un sito internet ideato da Biagio Porricelli, che in pratica rappresenta un filo rosso-nero soprattutto con i tifosi che vivono fuori. Questa idea è nata un paio di anni fa quando eravamo in Serie D e poi si è sviluppata molto. Adesso è diventata una web TV, stiamo lavorando per fare altre clip. Diciamo che questa, chi lo volesse seguire, sì. È presente sul sito www.miticochannel.com. Bene. E sì, nel riquadro Foggia Inter 3-2. Noi, ripeto, lo consiglio fortemente perché è piaciuto molto. Abbiamo fatto anche dei servizi sul campo. Bene, Gianni, siamo in conclusione. Grazie. Ti auguriamo di fare ancora altre cose sempre su Mitico Channel, ma soprattutto ti ringraziamo per la tua disponibilità. Grazie a voi. Grazie, alla prossima. Giovanni, ciao. Ciao, ciao Umberto. Ciao, Umberto. Ciao.